ami d'amore, cambia la visione, vuoi tornare un po' indietro nel tempo. Seguo le tue ombre, non ascolto, sento, siamo neve e sole nelle lacrime che scendono. Quello che non ho è amarti un po', è un bacio nel silenzio. Tutto quel casino, tutta quella gente, noi ci siamo persi e ritrovati sempre. Parlami d'amore senza più parole, oppure questa luna è lì per niente. Quello che non ho è amarti un po', è un bacio nel silenzio. Pasqua, buona Pasqua, mi hai portato un regalo? Ce l'hai il microfono? Sì, ce l'hai il microfono? Ho portato un regalo. Sì amore, ce l'hai il microfono? Diamo un fricofono? Ah, c'hai l'asta, allora prendi quello. Cioè. No, vabbè, Gianna. Beh, ma questo è novone. Ma... scusa, ma l'hai portato da dove? Da Milano sei arrivato? Ma come lo rompiamo? Ma perché lo devo aprire mo? Adesso? Ma io non saprei da che parte. A chi? No, lo apro io, sono bravissima. Adesso dobbiamo dargli un... Ma come la... Ma Gianna, ma non ci credo che l'hai portato da Milano, dai! Ok, vai. Sì. Aspetta, facciamo così. Scusa, Nando. Vieni, amore. Fai così. Raga, vieni qua, Gianna. Ah, perché c'era solo... Mamma mia. Ma sarà una sorpresona. Beh, ma è una sorpresona! Grazie Mara,
Ma grazie a te. Che mi hai dato la possibilità di farti questo regalo oggi. Ma grazie a Pasqua. Te. Ci avevo anche il CD, dov'è? Eccolo qua. Aia. Ma dovrei cominciare la dieta, perché ieri ho pubblicato una foto nostra su Instagram. Com'era, bellina? Anzi, era un video. Allora, tu bellissima, magrissima, in forma, e a me Mara, ma sei ingrassata. Sì, so ingrassata, perché mangio e bevo, ma adesso mi metto a dieta. Così li faccio tutti contenti. Allora, grazie del regalo, grazie dell'uovo di Pasqua e grazie di essere qua. Grazie, ma se mi dimentico di prendermi il Devi parlare con quello, c'hai il gelato? O vuoi gelato? Uno come il mio? No, preferisco questo, se si alza un po' il volume magari, sì. Si sente? Sì, così abbiamo grazie. Un ritorno. Un po' di volume, grazie. Senti, da dove arrivi? Arrivo da Milano. Prima in classifica, no? Sì, oggi, ieri, questa settimana. Vogliamo dirlo? Dillo, mi vergogno. Lo dico io, prima in classifica, Gianna Nannini prima in classifica, se lo merita tutto. Ci hai messo un po', no, a ritornare con un altro album, con un altro... Come mai? Esigente da me stessa, mi chiedo molto, quindi per essere nell'anima dovevo tirare fuori tutto. Che non è sei nell'anima. Non è la canzone, sono 12 canzoni nuove, ma cercano quello che c'è dentro l'anima, queste canzoni, quindi l'ho tirata fuori. Sono le canzoni che mi hanno ispirato il titolo. Sono inedite tutte quante queste canzoni. Quanto tempo ci hai messo a scriverle? In quali momenti hai avuto più ispirazione? C'è stato proprio un momento di concentrazione che l'ho fatto in una settimana e ho fatto 5, appunto, no? Perché ero ispirata. Poi ho cambiato un po' testi, insomma, ho dovuto fare un po' di lavoro lungo per arrivare, che ogni parola mi uscisse dalle corde vocali giusta per pennellare questo disco. Pennellare mi piace molto. Pennellare, come mi è piaciuta molto l'intervista che hai fatto per Vanity Fair, l'intervista con la copertina. Dove? Su Vanity, hai fatto un'intervista. Non l'hai vista la copertina? L'intervista è molto bella. Non ho letto l'intervista, però sarà bella. Senti, sta storia che hai 41 anni, la vogliamo subito dire, perché ha incuriosito davvero Non è il problema di quanti, il problema è che nel disco c'è la canzone 1983, che spiega abbastanza bene questo periodo della mia vita in cui alla fine uno muore, devi morire per forza, ma l'età è facoltativa, dice la canzone. Tu non sei morte obbligatoria, ma l'età è facoltativa. Cioè per me è importante, perché visto a un certo punto tutti hanno parlato, delle soprattutto le donne gli dicono sempre che ha una certa età. No? Una certa... Io invece l'età me la scelgo, per cui sono dell'83. Ma esiste? È una grande possibilità, capito, nella bisogna vita. Bisogna anche sfatare questa età, età che tanti, esatto. Che tanti dicono, come se fosse un qualcosa non ho problema. Che non va bene. Non è un modo per ringiovanirmi, è un dato di fatto. Ma sono nata nel 1983. Ma l'importante è arrivarci anche. È arrivarci, soprattutto. Età, Vuol dire che non sei molto giovane. Sì, sì, sì. Quando ci insultano fatto... nei social per l'età, si rendono conto che è un complimento. Appunto, sì, sì, ma è un complimento sicuramente anche essere un vintage, secondo me. Sennò il vinile non lo potevo cantare così bene, capito? Se si fa ancora un vinile, vuol dire che, che bello, la voce rimane quella che è, insomma, no? Questa è l'età. Adoro della il voce. Vinile. Tu quando hai cominciato c'era il vinile? Sempre, io ho sempre fatto i vinili. Sempre. Senti Gianna, ti saresti mai aspettata una carriera così fantastica, meravigliosa? Ma quando fai delle canzoni non pensi questa canzone magari va prima in classifica, no? Ti vengono e le scrivi e no, non ci pensi al successo. È un privilegio provare il successo e quindi è anche una grande responsabilità dopo. Devi fare sempre le cose meglio come ho cercato di fare adesso. E questo album è davvero molto molto bello. Senti, io adesso mando un filmato che è un omaggio alla tua carriera e poi mi racconti un po' di cose. Sì. Ok? Vediamo. La musica fa parte della mia esistenza quotidiana. Questo amore è una camera è un palazzo che brucia in città. Questo amore. La melodia è qualcosa di innato, qualcosa che fuoriesce da te quando meno te l'aspetti. Perché c'è una specie di momento quando scrivo che mi manda un po' in trance. Con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. I maschi disegnati sui me.
uno perché sta su un palco è su un piedistallo. Sta su un palco perché ha un po' una missione da compiere. Penso sia un modo di portare alla gente certe cose che te vivi. Meravigliosa paura di averti accanto. Sei nel mi faccio ridere, va bene, no? No, ma ti guardi e sorridi. No, perché ridi. Vedevo quando ero appena nata lì, quell'epoca lì, ero divertente, sono simpatica. Però all'inizio, sì? In casa, in famiglia, non è che credevano molto in te, no? Perché no. Papà voleva che tu, insomma, ti occupassi dell'azienda di famiglia. Sì. Purtroppo ci hai lasciato due falange anche. Purtroppo io ero molto decisa, anche mio padre diceva che non ce la faceva, era una furia, quindi... ho dovuto fare quello che devo fare, che sentivo forte dentro di me, senza l'aiuto dei genitori, sono scappata. E dove sei andata? A Milano. E che hai fatto? Ho fatto provini con Mara, Maionchi. Maionchi, e come andavano i provini? M'ha preso. Vi ho visto l'altra sera da Fazio, è stato molto carino. No, siamo rimaste sempre molto legate, perché Mara, io devo molto a Mara, capito? Per cui... Beh, perché lei ha creduto. Anche a te, però dico anche a Mara, insomma, perché all'inizio... Due mare importantissime nella tua vita. Sì. Vorrei fare, a proposito di mare della tua vita, voglio, io quando penso a te, penso a una serata che abbiamo fatto tanti anni fa, dove Gianna era ospite e guardate sta matta cosa ha fatto, spiazzando tutti quanti. Abbiamo quella cosa, era una domenica in moda, ti faccio vedere subito, te la dovresti ricordare, era domenica in... sono passati 30 anni, Adesso partiamo subito con un po' di musica, con un ospite straordinaria e sto parlando di Gianna Nannini che ci canterà Meravigliosa creatura, un bacio lento, meravigliosa paura di averti accanto. Bello. 30 anni fa quasi. Non te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo. Neanch'io. Ma tutta vestita. Sì, con l'auricolare. Avevi i microfoni, cose. Sono impazziti. Sono bagnati e poi sono fatte. Che bel periodo è stato quello. Però è una cosa che invento lì per lì, non è che premeditato. Un'emozione mi viene questa cosa di buttare. Però era bello, hai visto com'era bello il tramonto? Eravamo in una condizione per buttarsi, appunto. A Sanremo. E io mi ricordo che poi ha buttato microfono, coso, tutti quanti impazziti, io invece ridevo come una matta. Perché mi che avevi paura di bagnarti i vestiti. Cioè. Si è tirato su. Allora, le origini di Gianna Nannini, vediamo questo filmato subito, da dove sei partita, da dove è cominciato tutto. Ma quale razza mai di angelo potevo essere? Non so, 6-7 anni quando ho deciso di fare la cantante. Io vado al pianoforte per cercarmi e per cercare attraverso il pianoforte una comunicazione con l'altro individuo. E dalla larga via cercare la dimensione mia. Delle volte ero molto introversa e mi rifugiavo nel pianoforte, quindi le prime canzoni riflettevano molto questa solitudine.
poi ho detto basta, perché io voglio fare questo, loro non volevano, i miei genitori, ti voglio bene, però io devo fare questo, non sarei mai tornata indietro, non mi hanno mai aiutato, io sono contenta di essere costruita tutto da me. A qualsiasi costo, anche dei costi emotivi, di lasciare comunque i tuoi cari, no? Fammi amore, forte sempre più forte, come fosse l'America. Lei aveva talento e aveva questa timbrica molto bella, così aggressiva. E quando l'ho sentita io al pianoforte, aveva tutta questa forza che era importante. Mi ha colpito molto quello che hai detto nel filmato, quando dici, però insomma, io sentivo una profonda solitudine. È uno dei motivi nell'adolescenza, quando ti viene in mente poi di scrivere le canzoni e di cantarle, no? Questo bisogno d'affetto, proprio, cioè, che ma magari perché... la famiglia non lo sente, non ti considerano tanto. Quindi io lo trovavo nel pianoforte, nel scrivere le canzoni, mi abbracciavo con queste canzoni, erano un po' canzoni molto... diciamo un po' così grezze dell'intimità, però grazie anche a Mara e a Claudio Fabi mi dissero lasciamola così, non li correggiamo le canzoni, ruspante, perché ero così. Senti, ma è vero che una volta Mara si è messa a piangere? Sì, proprio ascoltate. Il primo provino che ho fatto lì da lei, a un certo punto la vedo piangere, se non andava male, cioè, facevo schifo. No, allora poi invece... Invece si era emozionata del mio modo di cantare, che lei dice appunto questo fatto che la voce ha un timbro particolare, forse non era quella voce che ho adesso quando canto le canzoni, io ora più rock, perché la voce rock mi è venuta perché per anni non sentivo nulla, capito? Nei monitor rispetto alle batterie, all'amplificatore, non si sentiva nulla, allora mi dovevo amplificare da sola, no? Cioè spingere con la propria diaframma, quello che ti famoso, spiegavo quello che mi spiegavi ieri. E comprimere la voce, quindi questa voce veniva fuori, le corde si sono ingrossate e mettono più armonici. Ti è venuta insomma, questa voce? Questa è la mia tecnica vera. Ah, parte tutto da lì allora? Da tutto lì, da non sentirmi durante i concerti. Senti Gianna, quando hai capito però che poi ce l'avevi fatta, no? C'è stato un momento. Non l'ho mai capito bene se ce l'ho fatta. Ancora adesso? No, ancora diciamo oggi. No, sì, mi piace quando ci sei prima in classifica, eccolo qua l'album! Ecco, adesso sì, eccolo. Sono felice, ora forse ce l'ho fatta. Ecco. A fare il mio primo album che è vicino alla musica soul, che io volevo fare prima o poi, mi disse con i play. Te un giorno, con questa voce, devi fare un disco soul. Ma non riuscivo bene a scrivere un disco soul, ero ancora presa dalle cose un po' più europee, stavo scrivendo. Però inizialmente io venivo dalla musica afroamericana, proprio come tecnica vocale, mi allenavo con queste canzoni Otis Redding, Janis Joplin, Etta James. E quindi sono arrivata a fare questo album che secondo me è diverso proprio dagli altri, perché è un pochino più contenuto, no? più dentro, non so come spiegare, light back, si dice così in inglese, non so. Devo parlare in inglese, mia figlia si incazza. Ma tu chi ascoltavi da ragazza? Quali erano i tuoi idoli? Allora, Massimo Ranieri e Modugno. Io sono nata con Massimo Modugno. Massimo Ranieri, che non ha nulla a che vedere poi, no, con la musica che no, poi... No, Massimo Ranieri è il più grande cantante che abbiamo in Italia. È il più grande. Sì. Sono d'accordo con te, è fantastico. Proprio, diciamo che la tecnica l'ho imparata proprio dal suo modo di cantare. Cioè, ascoltavi... E Modugno come apertura vocale, come apertura melodica. Massimo, ascoltavi... Io ce lo seguivo negli alberghi, sì. Ha dato pure un passaggio, guarda che abbiamo una cosa. Gli davo che... un passaggio. C'ho lui. Gli davo dei passaggi. lo racconta lui in questo filmato. Ah sì? Bello. Ciao Gianna, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto buona Pasqua, serena Pasqua a tutti quanti voi in studio che ci state seguendo. Ciao Sia. Oh Giannina, non so se l'ha già raccontata la nostra storia, ma la ribadisco eventualmente. Il nostro incontro è avvenuto tanti tanti anni fa, tra due sconosciuti adolescenti, lei aveva avuto 13 anni e io ne avevo avuto all'epoca 18. Era il mio debutto importantissimo alla Bussola di Viareggio. Ero emozionato, il pomeriggio sono andato a provare ovviamente, e quando sono uscito c'era un nucleo di ragazzine che stavano lì ad aspettarmi per l'autografo e queste robe qua. E a un certo punto lei mi ha visto preso dai turchi, non sapevo come andare via perché non avevo la macchina. E è arrivata questa ragazzina in motoretta, ha fatto: oh Massimo, monta qui. E sono montato su questa motoretta, ha detto: dove tu vai? Dico: devo andare in albergo. Dicevo: io sono una tua ammiratrice, così, ti ringrazio. Cioè, se tu hai bisogno di me, guarda, io non ho problemi, domani se vuoi vengo a prenderti un'altra volta e ti porto la Bussola.
E ho detto, ah, vabbè, ne approfitto, scusami se ne approfitto. Dice, no, non ti preoccupare, insomma. E per due giorni ho avuto questa compagnia meravigliosa di questa ragazzina di una grandissima simpatia. Che dirti, sei quella che sei una donna innanzitutto straordinaria, meravigliosa, di una grandissima simpatia. Chi ti conosce lo sa benissimo, quando ti si incontra è sempre una gioia veramente abbracciarti e vederti. Grazie per avermi dato questa possibilità di parlarti anche se da lontano. Giannina, un bacione forte. Ciao zia, buona Pasqua a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Caro Massimo, grazie. Massimo, buona Pasqua. Massimo, grazie, ovunque tu sei. Un gran bene, tutti un gran bene. Grazie. E lui, vero, hai ragione, lui no, ha una era, voce. Era montato sulla mia moto, però aveva paura perché il giorno dopo doveva fare Metello. Ma film. Come l'hai agganciato? Raccontami bene. L'ho agganciato perché... Come ha detto lui? Appena è uscito l'ho seguito, no? Poi ho visto dove abitava, al Principe Monte, a Viareggio. E andavo a sentire in camera. Poi scendevo giù e aspettavo che uscisse, insomma, dalla camera. Ma tu già facevi musica? Io facevo concorsi voci nuove, sarebbero talent di ora. E gliel'avevi detto a lui? No, perché ero proprio all'inizio, non volevo... Cioè, e quando sei diventata famosa? Lui però mi ha influenzato, ecco, mi ha influenzato. Ma su cosa ti ha influenzato? Perché è il modo di cantare, cioè io volevo essere anche napoletana, purtroppo non sono napoletana, mi dispiace tanto. Sono contenta di essere toscana, però se fossi stata napoletana, con la lingua napoletana, è mondiale, capito? È più internazionale dell'italiano e basta, no? L'italiano non si arriva a chiasso. È una lingua. Con napoletano si va nel mondo. Assolutamente. Capito? Questo è importante. Sotto tocca cantare in inglese, io canto in italiano. Abbiamo visto Joliet adesso al Festival appunto, di Sanremo, cioè... lingua napoletana, bravissimo. Sì. Lui bravissimo. Senti, ma tu hai una canzone preferita tua napoletana? Mia napoletana? Sì. Io ho avuto la possibilità e l'occasione di cantare con Murolo, anima e cuore. Robertino, sì. Grande. Sì. Grande. Chitarra e voce, io e lui. Beh, lui aveva una voce che era uno strumento. Sì, è stata una e lui diceva sempre un chilo di cuore e un etto di voce, ma me lo diceva sempre. Bello, sì, sempre. Sai che Robertino Muro, no? Lui faceva le tournée, no? In giro per l'Italia, lui tornava anche a notte fonda, lui tornava sempre a casa sua a Napoli. Lui non voleva mai dormire in albergo, lo conoscevo molto bene, insomma, nel periodo con Arbore e spesse volte stava appartenere, insieme. La musica appartenere. E lui era... Lui appartiene. Sì, una persona, era anche una persona davvero molto, molto particolare, molto speciale. Quindi questa inflessione melodica, dell'apertura melodica poi comunque che mi ha dato Massimo, ma anche Modugno quando ero proprio piccola, appena nata, forse sentivo queste canzoni in televisione e vedevo quest'uomo, Domenico, che allargava le braccia. Lì ho capito che io avrei cantato. Da questa apertura proprio di Domenico Modugno. Cioè tu hai detto io voglio... Sì, era l'apertura così. Melodica, quella che poi per me è nata adesso. Che ancora oggi hai. Sì, cioè non hai mai tradito te stessa in fondo. Sei sempre stata... È stato un percorso lungo perché all'inizio magari non capivo dove era la mia identità vocale e anche musicale, di disegno del suono, di vestito del suono intorno. Poi l'ho capita... Lavorando molto in tempo con sperimentazioni in Germania, eccetera, ho trovato i ritmi nordafricani sulla mia voce, le sonorità dei mandolini, tutto questo era giusto per la mia voce, quindi ho trovato la mia identità, ecco, musicale. Senti, tu vivi molto all'estero, no? No, ora vivo in Italia, passo periodi all'estero. Però insomma fai lunghi soggiorni? Soggiorno più che altro a Londra e poi sono stato molto in Germania quando facevo i dischi, sì. Perché Londra, faccio i dischi a Londra. Cosa trovi quando vivi all'estero? Cioè un senso di libertà che magari qui non hai perché sei famosa, popolare, amata. Sì, però questo non è che mi lamento, se uno è popolare, amato, è una bella cosa. Però quindi forse... se vado al supermercato ci vado, ecco, non è che non sì. Ci vado. Però quando faccio i dischi li trovo una dimensione più di concentrazione, anche di ingegneria del suono, che ormai sono cresciuta con quello e quindi sono abbastanza più a casa come suono, ecco, musicale. Ti faccio vedere un filmato, tu International, Gianna Nannini International. Ladies and gentlemen, German Television proudly presents live im Rockpalast Gianna Nannini. Sangue caldo, profumo da sballo, medaglioni sotto la t-shirt.
confessione di tango, metto in vendita tuo sex appeal. Amare il proprio paese è essere internazionali. Io so così. La mia Europa è la mia musica. Cambi parole. Capiscono l'italiano, sentono la voce, va oltre le parole la voce, e oltre la lingua. Il rock è un po' un linguaggio universale, un linguaggio d'amore. Sono internazionale perché alla fine io canto in toscano, capito? Cioè, toscana. Quindi quello che trovo all'estero, detto estero, che sono molto interessati alla mia cultura italiana, no? Molto. Per cui si adoperano, studiano per farmi fare i dischi, cioè per fare i dischi con me devono studiare. E quando hanno studiato capiscono subito cosa devono fare. È importante questa internazionalità, capito? Della musica italiana. Assolutamente sì. Canto in italiano. Assolutamente sì, ma ti capiscono molto bene anche se parli d'italiano. Visto il successo, i suoi impazziti. Sì, no, questo era Rock Palace, è stato quello che mi ha lanciato in tutta Europa questo. Non lo facevano né gli italiani né gli europei, solo gli americani facevano questo... Questo programma del dopoguerra, diciamo, tutto, c'è stata un'invasione del rock in Germania, quindi credevano al rock americano. Io sono stata la prima che faceva la musica italiana, rock, ognuno ha il suo rock. Io avevo il mio italiano e sono andata lì. Ritornerai nel tuo prossimo tour, perché credo che ci sarà previsione un tour, dove? No? Con questo nuovo... Certo, vado in tour adesso. Apposta, ma vai anche all'estero, in Germania? Sì, vado, parto da Ginevra, Zurigo, Monaco... L'Olimpia Hall, e poi sono qua, dopo vengo in Italia, finisco tutto il tour in Italia. Sono 16 rock show. Cosa? 16 rock show. Senti, sei molto seria però oggi pomeriggio. Sei molto seria. Oggi? Sì, ti vedo, sei a posto, cioè proprio stai... Ah, sono seria? Sì, molto seria, molto... mi sono concentrata prima di venire, ma adesso devi ricantare. Ascolta, mandiamo i duetti, così vediamo i tuoi colleghi con i quali tu hai duettato. Ok. Vedi, come non è inquadrata, fa la matta. L'anima, e lì ti lascio per sempre. Sospeso il fabile, fermo l'immagine, un segno che non basta. È strepitosa, perché solo così si può duettare. Sì. Giorgio! Come canti bene te, non c'è nessuno. Ma come canti? Quando canto è meglio. Quando parlo mi imbarazzo, sono popolla. Cioè, sono popolla quando faccio interviste, lo so, non è la mia specialità. Non ti piace molto, vero? Quando canto. Non ti piace molto fare interviste. No, mi piace però poco. Poco. Cioè, ma... Sai che c'hai ragione. No, con te è un'altra cosa. Che vogliamo fa? Facciamole. Facciamo qualcos'altro. Dimmi che tu. Che possiamo fa? Non so. Tu qui puoi fare tutto, però tu con me ti senti intervistata, ma no, no. Gianna, dai, su, ti senti molto... Sento mio molto a tuo agio.
Te non tiri su abbastanza. Ieri mi hai alzato la gamba. Guarda, guarda oggi. Dovresti, hai visto oggi? Ho insegnato ieri a respirare. Non, sì, mi hai insegnato. Vedi. Respira? No, respiri da qua. Ti ho insegnato ieri? Sì. Lo ricordi? Ma visto che la gamba... Non, non è che respiri dal piede. Non ce la faccio. Ma no, perché ieri non lo alzavo, oggi lo alzo. Ok. Senti, Gianna, l'amore, cos'è per te l'amore? Pensa che domanda sono andata a cercare io. Mi è venuta proprio così. Una parola un po' difficile, perché... È l'amore? È con la A maiuscola, no? Cioè non è una cosa che rivolgi... Cioè, l'amore, è, secondo me, è vivere. Che è già tanto. L'amore è Penelope, perché Penelope tacca. Poi ci sono vari tipi di amore, ma l'amore è una cosa importante, insomma, nella vita senza amore si fa, no? Sì, è così. Vediamo questo filmato. Io vivrò con te, ogni giorno comincia dove i baci finiscono. Ora che è inevitabile un dolore fantastico. La dolcezza mi si è scatenata di più, ovviamente. Essere genitore ti dà un'altra responsabilità di vita. Ti voglio tanto bene e ci sarò per te. Se sentirai nel cuore un amore che non c'è. Mi ha stravolto la vita, eh? Non ci sono più io, c'è lei. Viene prima, insomma, nel senso di tutte le scelte che fai. Con tutta la mia voce, ascoltami. Mia figlia, Penelope, lei è il futuro. Lei è il futuro. Eh sì, è così. Allora, Penelope ha già 14 anni, per infatti, cui comincia grande. Un'età. Se lo sapevo diventava grande subito, cioè, pensavo due volte. Però adesso c'è un'indipendenza abituata da piccola. Tu la lasci libera? Cioè, sì. Libera abbastanza, cioè, bisogna sempre controllare qualcosa. Nel senso che inseguirà lei i suoi desideri, i suoi sogni, o tu vorresti... No, no, hai, no. Hai già un'idea di cosa vorresti... Da... Già c'ho i miei genitori, ho fatto un altro sogno. Penso che ognuno deve avere i suoi sogni, bisogna avere rispetto per i bambini e non esibirli. Ora, questa è una foto dei social, ma se non vuole lei non la metto. Sì, infatti non la fai mai vedere, assolutamente, ed è giusto così. Ed è giusto così, bisogna rispettare poi i bambini, sono loro che... Lei... Balla molto bene, però, ho saputo. Questo sì, prendevo lezioni di danza. Questo lo posso... Davo anche la paghetta, però adesso ho interrotto queste lezioni di danza. Ha detto sono negata, per cui ha detto meglio che tu. Non glieli do. Però lei è proprio portata, c'ha sto dono e c'ho altri due. Ma fa musica? Suona il piano? Ho visto... Lei fa musica, ma non è che canta. Canta bene, ma non è che gliene frega tanto. Lei è più brava... Perché vivendo con te, inevitabilmente. C'è un po' gli strumenti, un po' di tutto. Vivendo con te. Ma no, sente le canzoni in anteprima, capito? Ma per esempio Silenzio l'ha scritto lei il pezzo. Ecco, allora. Perché si giocava a Roblox, uno di questi giochetti, che io non ci capivo tanto, allora appena mi insegni un po', e dico, ma mamma dai, cambia la visione, no? Perché lo vedevo da un altro lato. Cazzo, stavo scrivendo la canzone, sono tornata subito a fare la canzone. Cambia la visione, perfetto. Ci sta bene, l'ho fatta sentire. Parlami d'amore, cambia la visione, e quella di prima. Ma dai, brava. Senti, lei che cosa ti ha detto in Totem di questo album? Perché abbiamo 1983, dove tu dici... Parte rock. Silenzio, io voglio te, lento, lontano, filo spinato, tutta la vita, il buio nei miei occhi, bang, maledetta confusione, ciao è meglio di goodbye, ciao è meglio di goodbye. Sempre per l'italianità. Spiegamela. Per l'italianità, no? Ciao. Insisto io sull'argomento. Stupida emozione, mi mancava una canzone. Ti mancava davvero? Che parlassi di te. E che parlasse di te. Io non le so spiegare le canzoni. No, ma le canzoni non vanno spiegate, vanno ascoltate. Esatto. Però mi puoi dire quando hai avuto, se c'è stato un momento dove hai avuto un'ispirazione, se c'è stato un momento particolare. Perché è un grosso lavoro questo. Due anni e mezzo mi sembra, quindi sono vari momenti, non tutto insieme l'ho fatto, no? Sì, certo. Ora, mi sembra la prima è proprio silenzio, perché silenzio è una parola, un altro modo per dire anima, mi ha ispirato proprio... Poi anche il titolo,
è che non riuscivo a trovare un titolo migliore per queste 12 canzoni. Beh, ma Silenzio è molto bello. Non potevo prendere a prestito musica soul, sarebbe stato un po' presuntuoso. Quindi ho pensato, fidiamoci della mia creatività, nel senso ho scritto Sei nell'anima, ho messo Sei nell'anima. Beh, secondo me ci sei riuscita, perché sono tutti perché titoli che essere nell'anima, no? Non banali. Sei nell'anima? Mm. Sei nell'anima. O no? Senti, e poi 1980... anche il tour si chiama Sei nell'anima. 1983, quella proprio... un suo perché. Oltre a questo album, però, c'è anche un film in uscita, no? Sì. Su tutte le piattaforme. Su Netflix, original, sì. Il 2 maggio esce il film, che è un film, non un documentario. È un film. Tu che contributo hai dato per realizzare questo film? Peraltro c'è un'attrice che interpreta te, che è uguale, è bravissima, che si chiama Letizia Toni. Letizia Toni è quella che hanno trovato alla fine, perché non si trovava a me. E lei ha qualcosa di me, nel senso proprio che ha studiato molto me il personaggio, e quindi da grande attrice qual è, ovviamente bisogna studiare il personaggio, e la studiava bene, e praticamente tutti i provini, questo è quello che l'unico, non ce n'erano altri. Questa qui. Senti, che contributo hai dato però tu a questo film? Si racconta la tua vita. Io non è che volevo fare un film, me l'hanno chiesto. Certo. La regista mi ha detto, vorrei fare un film su di te. Ah, bene. Siccome questo film riguarda solo i miei primi 30 anni, perché poi dopo 83, bang. A prima dell'83? Solo fino all'83. Sì, fino a 30 anni. Però si chiama Sei nell'anima, perché è quello che mi ha riscattato la vita, Sei nell'anima. No? E quindi io ho letto il copione, era strepitoso, mi piaceva un sacco il copione, ho detto, vabbè, andate. Poi non l'ho ancora visto, quindi devo... Ma tu hai partecipato? Ho visto dei pezzettini. Hai partecipato un po' alla sceneggiatura? Sì, alla sceneggiatura ho dato qualche correzione, diciamo. Però poi Cinzia dopo... Torrini, Cinzia... Sì, Cinzia di H. Torrini. H. Torrini, bravissima. E salutiamo, ciao Cinzia. Non ti fa effetto avere un film sulla tua vita? No, perché era quella precedente, così mi sono conosciuta. Quella precedente? Già, che stupida che sono. Che domande che te faccio. No, perché era piccina, capito? Certo, è quell'altra. Hanno fatto un grande lavoro per recuperare tutto il mio repertorio da piccina, quando cantavo le canzoni da mare, tutte queste cose. Si vede che ce la volevo fare a tutti i costi, no? Perché non potevo tornare indietro a casa mia. Quando sono scappata, sono andata via, non tornerò mai più, senza aiuto di nessuno. E così è stato. Però è una cosa di cui vado fiera. Però i tuoi genitori hanno fatto in tempo a vedere tutto il successo. Sì, sì, certo. Mio babbo ha detto che ho fatto bene alla fine. Quindi, sì, mi ha detto che è vero bene. Che è venuto una volta a vederti incappucciato con... È venuto, ma si vergognava. Di sicuro è venuto una volta sola. Al Festival dell'Unità a Siena, perché c'era solo il festival, perché si cantava solo in questi festival. E lui si era vestito con l'eschimo, un po' di sinistra si era vestito, perché lui era un po'... Era una persona, diciamo così, detto per bene, no? Quindi pensava che quelli di sinistra non lo erano, non so per quale motivo. Allora si era vestito in un modo così. Boh. Adeguato al festival, era il festival era, No, era il festival unitario. Ma che ti ha detto dopo che ti sei esibita? Cioè, ma niente mi ha detto. Come niente? L'avrà detto brava, sono orgogliosa? No, niente. Me l'ha detto dopo, che ero brava. Ma perché era l'incognito, io non lo sapevo. Ah, tu non lo sapevi? Ah, è venuto dopo. Ah, questo non avevo capito. Per lì mi detto, poi sono andata via. Cioè, non è che abitavo in famiglia, quindi... Avevo un anno, cioè, la fotoromanza era l'84. Aveva un anno. Sono tutta sudata, perché non te sto mica dietro, Vediamo il pezzettino del film. Sei nell'anima. Film che racconta i primi 30 anni di Gianna Nannini. Ma quelli veri o quelli... Quelli veri. Ah, quelli veri. Film. Okay. Adesso ho capito. Film. Cari genitori, come sapete i piantaiadini non li sopporto. Se ho in mente una cosa, la faccio. Uno sguardo e poi non abito più qui. Pronto. Babbo, sono Gianna. Ma che ore sono? Sono a Milano, sto bene. Voi come state?
Pronto? Allora? Ciao Gianna! Guarda un po' dove sono. Lo senti il Mare Nostro? E questo è Viareggio, è la nostra Toscana, la nostra anima. Questi sono i luoghi dove ho ripercorso tutta la tua vita per preparare il personaggio. Oh, il tuo disco è pazzesco, lo canto continuamente. Infatti mi sa che ho un uscinoma dal personaggio. Un abbraccio! Ma parla come te, perché è toscana di Pistoia. A quanto pare a Pistoia e Siena, fra le colline, si... Boh, mio babbo deve essere passato da lì, insomma. No, voglio dire che è eccezionale questa cosa. Lo vedremo volentieri, sì. Questo film. Tu l'hai male visto che già? È piaciuto al personaggio, perché comunque poi dopo, no, si torna a fare l'attrice. Nel senso che per entrare in un personaggio ti ci devi proprio calare davvero, con l'anima, appunto, se nell'anima. non lo so, quelle scene che abbiamo visto sono molto toccanti per me, cioè non riesco a vederlo, infatti il film, alcune cose sono vere, soprattutto quando è partita la lettera, tutto è vero, insomma. L'hai visto il film? Sì, tutto? Tutto no, pezzettini. Ah, tu, solo pezzettini? Pezzettini, ma tutto, diciamo, il messaggio finale adesso devo vedere, speriamo bene. Però lo guarderai? Sì, no, perché c'è la colonna sonora, è molto importante per me di questo film. Quindi devo sentirlo se è venuto bene. Senti, Gianna, tu Sanremo solo come ospite, vero? Io Sanremo? Sanremo, ma solo come ospite. È una grande possibilità. Io non ho avuto tanto a che fare con Sanremo, non sono mai andata tipo a partecipare in gara, ho fatto l'ospite così. Sei andata sempre con... Ci vuole Sanremo, se no non abbiamo un trampolino di lancio, non ci vuole, insomma. Beh, poi insomma, gli ultimi Sanremo sono proprio... L'unica volta ci volevo andare è quando scrissi Fotoromanzo, infatti ero un po' di fuori. No, perché non c'ero mai. E perché non sei andata? È perché uscì Fotoromanzo e fu come aver vinto Sanremo. Era la canzone adatta, in quel momento uscì prima. Ti faccio vedere quando sei stato ospite, però. A Sanremo 2020, Gianna Nannini. Ragazzo dell'Europa, tu non pianti mai bandiera. E tu, ragazza dell'Europa, d'acciaio è la tua tenerezza. Ogni voce è miracolosa se spezza l'indifferenza. I silenzi inutili sono complici della violenza. Allora alzati, fatti avanti, fai tu la differenza. Fammi l'amore, che pensa ad un altro e si inventa l'America. Fammi l'amore, forte, sempre più forte, ed io sono l'America. Sono un fuoco d'artificio, qualche giga di memoria, un ingranaggio che è impazzito, una nuova traiettoria. La morale della storia è che c'è sempre alternativa. La morte è obbligatoria, ma l'età è facoltativa. 1983, sono nata senza cenere, sono vittima e carnefice, sono luce e poi le tenebre, sono luce e poi le tenebre. La Gianna Nazionale. Però ospite ci vai volentieri, dai. No, sono andata volentieri perché poi bisogna supportare queste gente, non volevo invadere il palco suo, se ho fatto l'ospite nel senso suo e dato a lei, insomma, là, perché è una bravissima, eccezionale Rose Villain, e quindi dopo ho fatto un po' di presentazione, ciao, ho presentato un'anteprima di questo album. Di questo? Sì. È stata un'occasione andarci per fare... Senti, se no magari non mi prendevano. No, ti ho interrotto, finisci? No, non me lo ricordo più. Non ti metti troppo il microfono davanti che non ti sento. Io non sento quasi niente di quello che dice Gianna. Infatti, ma tu non mi so senti? Perché, ecco. Cioè, adesso? Sì, adesso... Io ho parlato ma non mi sentivo, non so che sentivo. Io anche, ma voi avete sentito? Cioè, no, io mi mangio le parole. Il mio babbo, ritornando al mio babbo. Il tuo babbo? Mio babbo mi regalava, da piccina, 14... I dischi in italiano, sai, per quelli che vogliono imparare l'italiano, sì. I vinili, per imparare l'italiano, perché mi mangiavo le parole, per questo io canto così,
non parlo e non mi mangio le parole. Parli bene, parli benissimo. Ora sento un po' di... Adesso ti sento finalmente, alla fine dell'intervista. Io ho appizzato le orecchie per tutto il tempo cercando di capire, potevo dirlo prima. Senti, io ti ho vista da Fabio Fazio 2 domeniche fa, forse. Sì, sì. E sono morta delle risate. Quando Simona Ventura... Anch'io. Anche tu. Stavo divertente. Quando Simona Ventura... Cioè, cantava. Con una faccia proprio di tolla, come si dice. Ciao Simona, buona Pasqua. Simona gli piaceva cantare questa canzone. Io penso... Voleva cantare... Ogni persona ha diritto di cantare se nell'anima, non è che bisogna dire se è stonato. Tra l'altro lo stonato per me non esiste. È solo un fatto che, diciamo, non siamo più nella nostra cultura del folklore e quindi non si sentono... Nel digitale cambia tutto, ma è stonima. Tu hai c'è detto tutto l'autotune e lo hanno inventato per correggere. Invece nella musica folk non esiste lo stonato. Tutti possono cantare, tu l'hai detto. Tutti. C'era la Maionchi, Maionchi non era d'accordo. La Maionchi però non era d'accordo con te e rideva come una matta però. Io ho voluto mandare in onda e riproporre quel momento va bene. Meraviglioso, perché io ero a casa, Gianna, che ridevo come una pazza. Io ero in diretta, quindi non come ora. Quindi. Beh, anche tu sorridevi però. O eri troppo impegnata al pianoforte. Dai, vediamolo, facciamo prima. Gianna, che dici delle ultime 2 strofe? La cosa più difficile che canti tu, ecco, sì, sono le ultime 2 strofe di Sei nell'anima. Certo. Sei nell'anima? Sì. Certo. Ah, ti voglio ancora salutare e ringraziare adesso. Certo. Ecco, perché dopo non so. Tutti hanno diritto a cantare. No, scusa, Nannini, qualcuno non ce l'ha. Vabbè, adesso non essere sempre severa. Sei nell'anima. In questo spazio indifeso inizia tutto con te, non ci serve un perché, siamo carne e fiato. Na 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 na, goccia a goccia. Na 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 na, fianco a fianco. Na 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 na. Bello, sembrava bello. Grazie per aver concesso a noi di Domenica In questo filmato, grazie Fabio. Salutiamo anche la Maionchi e salutiamo pure
Simona e tutta la family. Ciao a tutti, ciao Mara, ciao Simona. Allora, adesso mi farai sentire... io voglio te. Ecco qua, che è la terza. Mi piace, io voglio te. E ride. La guerra che ride, cioè che te ridi. Mi piace, io voglio te, mi piace. Perché non penso ancora l'hai ascoltato, quindi è un'occasione questa. L'ho sentito ieri alle prove. Ah, già è vero. No, c'è tutto l'album. Non siamo stati tutti... Adesso questo me lo porto a casa. Ragazzi, Mara, ma perché qui sparisce tutto. C'ho gli autori che come mollo un attimo, siccome qui arrivano tanti tuoi colleghi. A proposito, prima ho visto Giovanotti, Lorenzo, che duettava Salutiamo. Con te. Ciao Lorenzo, se sei in ascolto, amore. Grazie di tutto. Auguroni, eh. Buona Pasqua a te, a Francesco, a tutti. E rimettiti presto, ma sei già sulla via. Era Radio Baccano? Guarda che bello. Dove eravate qua? Nel muro? E qui con te non lo so. Qui dove siamo eravate. A Santo Domingo. No, questo questa non c'entra niente. Quella di prima. Quella di prima che è di qualche anno fa, Gian, vostra. La Radio Baccano, siamo appena fatto registrata, credo. È un muro. Dove eravate? In Vaticano? Eravamo al muro, insomma. In Vaticano? Radio Baccano. Radio? Baccano. Non sento niente, Baccano. Radio Baccano. La Baccano. Canzone abbiamo... Sì, abbiamo... Ah, Radio Baccano, e come no? Va bene. Allora, adesso io voglio te... Vogliamo sentirla subito e poi vorrei dare le date, se ci sono, del tour. Ce l'abbiamo perché qui abbiamo tutto. Dai, Gianna tutto. Nannini, io voglio te, Gianna.
Voglio te, io voglio te, Gianna Nannini! Allora, che bella, bellissima anche questa. No, vabbè, ancora. Glielo dai a Penelope, questo è per Penelope. Allora Gianna, tu partirai da Jesolo il prossimo 22 novembre, poi seguirà Zurigo, Berlino, ah, vedi, torni a Berlino, e poi altre città europee. Insomma, davvero tantissime, tanto lavoro, sì. In Italia, dille. E poi in Italia, dille tu, a Genova. Ah, la vigilia di Natale a Genova. Ah, non lo sapevo. 24 dicembre. Ah, no, era doppiato a 24 dicembre, Genova. 13 e 14 dicembre, Firenze. Che c'è, Nando? Gelato? Ah, il gelato. No, pensavo... Gelato. Tieni, amore. Eccolo qua. Torino, 16 dicembre. Ma perché non me li avete messi in sequenza? Siamo partiti va bene, dal 24 a Genova, Eboli 20, Roma il 21 dicembre, Milano il 17, Torino il 16, Firenze 13 e 14, Genova, togli il dito, 24 dicembre. Ce l'abbiamo quasi fatta, raga. No, ecco, e da oggi c'è la grande notizia che la data di Firenze raddoppia e c'è un'altra data. Sei nell'anima, sei nell'anima.